Vediamo la condizione di Lore. Ancora siamo a un 50-60%. Sono veramente colpito, molto bene. Allora ragazzi, come state? Spero tutto bene. Oggi sono qui a raccontarvi della gara di un mio atleta veramente, veramente alieno, fuori dalla norma. Ogni storia che riposto di lui, due o tre persone mi dicono: ma che bombe gli dai a questo? Lo abbiamo qui oggi, Loreddu. Ciao Fede. Stamattina siamo andati dal posing coach, anche lui incredulo della tua condizione dopo, cioè, 2 anni di allenamento in totale. Sì. Allora ragazzi, siamo qui con uno dei giudici della WNBF, Nicolò, sicuramente un grande esperto di bodybuilding e esperto soprattutto nel posing. Infatti è un posing coach e vedrete il video con Lore. Nico, secondo te quali sono gli errori più frequenti che vedi fare magari nei ragazzi più novizi nel posing? Secondo me l'errore principale che si fa nel posing è provarlo poco, quindi relegare le prove di posing a qualche abbozzo di transizione, di pose, poche settimane prima delle gare. Quello che io consiglio sempre è includere il posing nel proprio allenamento a tutti gli effetti. Quindi io suggerisco di posare spesso, farlo anche sotto l'occhio di persona che possa indirizzarci e correggerci, farlo anche in off season. E una cosa che ci dicevi prima è il fatto di provare le pose durante l'allenamento, giusto? Sì, a parer mio questa è una cosa che viene bene soprattutto poco prima di gareggiare. Posare appena dopo un esercizio, quindi una contrazione dinamica, è un qualcosa che crea grande condizionamento a livello di tenute delle pose ed è un qualcosa che può aiutarci quando poi andremo a posare senza effettivamente fare l'esercizio prima. Certo. Basti pensare ad esempio alla percezione che si ha su un distretto come il dorso. Posarci sopra appena dopo è un qualcosa che a livello percettivo può sicuramente aiutarci molto. Adesso facciamo WNBF, quindi la posa composta in 2 tempi. Vacuum più addominali e gambe, i piedi che spingono all'esterno, ginocchio leggermente flesse, bacino leggermente anteroverso, le mani, fai come se facessi un grasso di pullover, sì, anche un pullover, fai così anche che non guardi il dorso, sembri bellissimo. Io seguo Lore ormai da un anno e mezzo. Siamo partiti, comunque Lore ha una grandissima genetica, ovviamente c'è da dirlo, una struttura a livello di spalle, vita, veramente fuori dalla norma, cosa che Mastra gli inviderebbe. Da un anno e mezzo a questa parte siamo partiti all'inizio con un bulk abbastanza spinto. Abbastanza spinto. Quanto siamo arrivati di calorie? 4700 il picco massimo. Che mi ricordo, cibo proprio lo odiavi. Facevo davvero fatica in quel periodo. Invece oggi l'ho visto scofanare i suoi 250 grammi di pasta in ricarica. E niente, quindi ora siamo nella fase di cut, abbiamo iniziato ormai da 8 settimane circa e ora siamo all'incirca 2002. Esatto, oggi abbiamo fatto 2-3 giorni di ricarica proprio per tenere alto il metabolismo, dato che ancora mancano 5 settimane alla gara, e sicuramente Lore, c'è anche da dire che è stato leggermente limitato dal fatto che nell'ultima fase di massa ha avuto uno stop per le gambe e quindi appunto non si è potuto praticamente allenare, e anzi gli sono ricresciute, sono cresciute durante di più la fase di cut. Veramente tanta roba. Oggi andremo a fare 2 dei punti forti di Lore, che sono petto, spalle e anche schiena. Petto che è veramente migliorato tanto rispetto alle foto iniziali e sicuramente abbiamo lavorato molto sull'attivazione. Schiena, veramente Lore, cioè un portaerei, sarà anche gli anni di canottaggio eccetera, probabilmente, però sicuramente è un suo punto forte. Quindi andiamo all'allenamento e vediamo cosa facciamo. Prendi pausa tra un braccio e l'altro. Allora, perché solitamente io no. Una cosa molto importante quando si fanno gli esercizi unilaterali, un braccio alla volta, una gamba alla volta, è sempre prendere pausa tra un braccio, una gamba e l'altra. Proprio per il fatto che, per quanto il muscolo sia distinto, in questo caso il dorsale, il sistema nervoso è uno. E quando uno avrà utilizzato quei neurotrasmettitori, avrà accumulato quella fatica a livello nervoso, che è anche periferica, quindi diretta nel muscolo, ma è anche nervosa, quindi sarà bisogno di smaltirla con 1 minuto e mezzo, 1 minuto di recupero tra i 2 arti, per poi riprendere con l'altro arto.
Un'altra tecnica che abbiamo introdotto è lo stripping, che rispetto alle altre tecniche è sicuramente più glicolitico, più sarcoplasmatico, proprio perché va a ridurre il carico e permette di allontanare il sedimento macinando più ripetizioni con un carico però minore, quindi meno miofibrilla e più sarcoplasma. Secondo te, in un fisico già buono, quanta percentuale può incidere il posing sulla vincita di una gara oppure diciamo su un secondo posto, un terzo posto? Incide moltissimo, non ti so dire un numero preciso, non sono un amante di numeri e percentuali, però ti lascio con una riflessione. Tra due fisicità uguali, con simili volumi, simili condizionamenti, qual è quell'elemento che fa vincere un atleta rispetto all'altro? Certo. Il posing, la presentazione, la sicurezza di sé sul palco, quello che si riesce a trasmettere, quello che si riesce a comunicare, queste sono cose che vanno allenate e per questo è importante posare bene. Quello che ti consiglio in una postazione di questo tipo è tenere i polsi ai lati della vita, schiacciare con i pugni leggermente la vita, schiacciando si va ad attivare anche il deltoide laterale a fare un pochettino più di rotondità, automatico, gamba che spinge, aria alta. Di solito te, Lore, con i recuperi come ti muovi? Recuperi vado a sensazione, okay. Tendenzialmente. Aspetti di essere pronto sì, al 100%? Assolutamente. Quindi anche 3 minuti, che sicuramente sì, è la cosa più intelligente in questo tipo di schede, dove non si punta a un accumulo di lavoro e andare appunto a ridurre i recuperi non farebbe altro che ridurre poi lo stimolo della serie dopo, proprio perché la performance si comprometterebbe. Ultima domanda, per quanto riguarda l'ambito delle gare natural in questo momento nella tua federazione, quindi UNBF, lo vedi un periodo roseo? Nel movimento natural la cosa bellissima che sto notando è che c'è sempre più attenzione al posing, vedo sempre più atleti posare bene, vedo anche atleti che hanno comunque ancora delle carenze, ma in generale noto che è un qualcosa che sta veramente migliorando. L'ambito enhanced invece questa cosa la vedo un pochettino ancora ferma. Effettivamente la gestione di un fisico così imponente può essere più complessa, ma deve essere comunque qualcosa che soprattutto a livello professionistico deve essere tenuto in grande considerazione. Certo, e noi ci passiamo alla prossima clip. Posi molto bene, non c'è nulla da dire. Hai un posing molto muscolare, okay, molto duro. Anche prima del caricamento la doppia di schiena. Bello, è okay, deciso. Okay. Nella classic cerca più, esatto. Ok, allora un po' più leggera. Più, ecco, classic, ok. Una domanda, Lore, l'hai sentita così tanto la fame in questa preparazione finora? No, l'ultimo periodo un po' sì, eh. Ok. Però non proprio la fame, cioè la fame vera è un'altra. Sì, la fame da stomaco vuoto, no, che proprio no, ti grigna lo stomaco, no, ancora non l'hai provata. No, ancora no. Ho solo un po' fame. Cioè, sì. Soprattutto nei giorni off, le calorie sono più basse e non magari mi alleno. Non sai, esatto, non ti alleni, sei sempre la testa lì al esatto, cibo, esatto, hai meno distrazioni. Anche solo per noia, fame nervosa. Sì, sì, sì. Dai, quindi... Quando sali, proprio pensa prima ad estendere il gomito e poi porti dietro la mano. C'è una cosa mentale, di priorità. La prima priorità è okay, estendere il gomito e poi porti dietro la mano. Ok. Ora
fine allenamento, due serie pesanti di spalle, andiamo con la parte sarcoplasmatica. Quindi, con l'andare delle settimane, Lore ha aumentato 10-15 colpi ogni 2-3 settimane, fino ad arrivare oggi a fare in totale 90 colpi, con un peso ovviamente basso, ma questo grande accumulo di liquidi nella zona poi va a sviluppare, una volta che si toglie l'infiammazione data dallo stimolo, una massa sarcoplasmatica non indifferente sul palco. Tiela finché ce l'hai, veramente colpito molto bene la tua più grande difficoltà, la tenuta, il nervosismo nel posing, perché sei tanto carico, ci metti tantissimo. Ti dico anche un'altra cosa, la gara sarà presumibilmente lunga. Se tu mi inizi subito tirando al 100%, non ci arrivi alla fine. Ti faccio un esempio: c'è un line up di 8 atleti, non tutti avranno la fortuna di essere al centro subito. Ai lati sicuramente devi farti notare, ma non devi nemmeno. Man mano che un atleta viene spostato al centro e tu verrai spostato al centro, l'intensità che hai nel polso può aumentare, però per aumentare deve essere leggermente dosata prima. Se tu invece mi entri già col piede tutto sull'acceleratore, così capisco tutto, magari ti notano, però poi a metà gara ci arrivi con la gola tagliata. Per il resto ti dico, da quello che vedo oggi, sinceramente c'è poco bisogno di me. Ok ragazzi, vediamo la condizione di Lore a 5 settimane dalla gara. Ancora siamo a un 50-60%, manca ancora da scaricare, sicuramente si va ancora a definire, ma vediamo la condizione per quello che è oggi. Dite nei commenti cosa ne pensate di Lore. Io sinceramente sono rimasto stupito, non so voi, non ho parlato perché ero a bocca aperta. Mi raccomando, seguite il percorso di Lore, porteremo sicuramente anche il giorno della gara e l'evoluzione della sua condizione nel tempo. Commentate, lasciate like, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video.